quali sono le domande che ci fanno più frequentemente gli utenti che usano Microsoft 365 Copilot in questo periodo, quindi diciamo i primi utilizzatori dopo che Copilot è stato reso disponibile a tutti questo gennaio 2024. Rispondiamo a questa domanda guardando bene il sito di supporto a Copilot che noi proponiamo ai nostri clienti. Sì, perché Copilot è un po' diverso dalle applicazioni normali, quindi l'adozione deve essere anch'essa un po' diversa. Di fatto non possiamo lasciare le persone da sole con Copilot subito dopo aver fatto la classica formazione o in presenza oppure online tramite Teams, ma dobbiamo accompagnarli durante l'utilizzo di Copilot anche dopo la formazione. Perché? Perché non si tratta di ricordarsi dove fare click, che sequenza di azioni fare o che sequenza di azioni cliccare per usare le funzionalità di Copilot. E no, in questo caso c'è la variante del prompt. Il prompt devi sapere come si devono scrivere, devi sapere anche quali sono i prompt che funzionano, perché non tutti funzionano e così via. E per fare questo supportiamo i nostri clienti con dei contenuti che servono a dargli appunto informazioni e anche dei contenuti formativi chiaramente dopo aver fatto il primo training. Vi faccio vedere il sito direttamente nel mio computer e lo commettiamo insieme. Questo è un sito dove noi mettiamo dall'archivio delle pillole video che abbiamo su Microsoft 365, mettiamo la registrazione dei webinar, abbiamo l'elenco dei prompt che funzionano e così via, e in più abbiamo anche l'area delle domande più frequenti. Quest'area la stiamo popolando in questo periodo, abbiamo già una marea di domande e risposte pronte all'uso per dare un supporto a quelli che sono le persone che iniziano a utilizzare Copilot adesso. E vediamo un po' che cosa contiene quest'area. Un po' di domande con chiaramente le relative risposte. Vi faccio vedere quelle che ci chiedono di più gli utenti che usano Copilot. Punto numero 1: se funziona offline. La risposta è no, Copilot non funziona offline. Bisogna essere sempre connessi a internet se stiamo utilizzando Copilot all'interno delle applicazioni di Office, oppure dobbiamo essere, di fatto connessi a internet per forza quando stiamo utilizzando le applicazioni di Office sul web, quindi tramite il nostro browser. Questa è una domanda che ci fanno quasi tutti gli utenti che conoscono le funzionalità di lavoro offline che ci offre Microsoft 365, soprattutto su Office, OneDrive, eccetera. Un'altra che è super gettonata è come accedere a Copilot in Teams. Copilot in Teams ha due esperienze fondamentalmente: la prima, quella durante il meeting, la seconda invece è la chat, no? La chat di Copilot. In quel caso potete cercare la chat di Copilot scrivendo proprio Copilot nei tre puntini che trovate nella barra di navigazione di sinistra in Teams, ok? Vediamone un'altra. La parte di multilingua. Il multilingua è un punto molto importante, l'ho spiegato in uno dei miei video sui tre errori che fanno praticamente tutti quelli che stanno adottando Microsoft 365 Copilot, cioè fare dei prompt in una lingua e magari avere il profilo di Office 365 o la lingua scelta all'interno di Office che è diversa da quella che tu usi per fare i prompt, e in quel caso ti accorgi che ogni tanto Copilot ti risponde nella lingua del prompt, altre volte no. Questo capita quando magari nel prompt tu metti parole magari in inglese, scrivi il prompt in italiano, cose di questo tipo. Una cosa, diciamo una pratica buona che abbiamo trovato è quella di aggiungere al prompt la lingua con cui vuoi la risposta. Chiaramente bisognerebbe sistemare la questione della lingua prima di utilizzare Copilot o comunque anche in corso, perché avere Office e il profilo nella stessa lingua è sicuramente una buona pratica, così eviti diciamo questi problemi. Però aggiungere al prompt l'azione da fare e spiegargli in che lingua vogliamo che sia il risultato è sicuramente una buona cosa. Vediamone un'altra che riguarda la versione di ChatGPT che viene utilizzata da Copilot in Microsoft 365. In questo caso Microsoft 365 Copilot utilizza GPT-4, GPT-4.5. Questa è un'informazione molto importante perché è il modello di interazione conversazionale che è il più performante che c'è adesso. Questi due modelli vengono variati in automatico da Microsoft durante la giornata quando c'è più o meno carico da parte degli utenti. Sì, perché il GPT-4 Turbo è molto veloce, il GPT-4 è meno veloce, le performance a livello linguistico sono le stesse, però uno risponde prima e uno risponde dopo. Chiaramente quando c'è più carico nei server di Microsoft ti daranno il GPT-4 Turbo
quando c'è meno carico al GPT-4. Questa è un po' la regola. Ecco, vi volevo far vedere quindi questo sito per farvi vedere anche quelle che sono un po' le domande più frequenti che ci fanno i nostri utenti. Nel caso in cui siate interessati a accedere a queste informazioni, avvisatemi. Stiamo creando una community su Microsoft 365 Copilot che sarà accessibile a tutti quanti, così da mettere a fattor comune tutte queste informazioni ed avere le persone, diciamo, in grado di massimizzare quello che è stato l'investimento sulla licenza di Microsoft 365 Copilot.